Questa è una sentenza folle, una cosa gravissima, una roba mai vista. Stavolta sono stati in grado di trasformare il bianco in nero. Aspetto di leggere le motivazioni prima di esprimere un giudizio ponderato, ma la prima impressione è che quanto accaduto sia incredibile, al punto di farmi dubitare che la giustizia esista. Il potere vince sempre. Da domani potremmo dire che Gesù è morto di freddo. Claudio Salvagni, avvocato di Massimo Bossetti, ha utilizzato una metafora per esprimere la sua delusione riguardo all'ultima sentenza nella complessa vicenda legata all'omicidio di Yara Gambirasio, avvenuto nel 2010 quando la ginnasta aveva 13 anni. Bossetti è stato condannato all'ergastolo per questo crimine. L'ultimo atto di questo lungo e complicato processo si è svolto recentemente a Roma, dove la Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato dalla difesa di Bossetti in merito ai reperti contestati. Questi reperti includono il DNA trovato sui vestiti di Yara, collegato all'imputato. La Cassazione ha respinto la richiesta della difesa di riesaminare i reperti, confermando la decisione precedente della stessa Corte. Di conseguenza, i consulenti di Bossetti sono limitati a visionare il materiale senza poter intervenire fisicamente. In altre parole, possono solo osservare senza poter effettuare ulteriori analisi. Questo sembra segnare la possibile chiusura definitiva alla prospettiva di una nuova analisi del materiale biologico attribuito a Bossetti. La difesa aveva sperato di dimostrare che la traccia non appartiene al muratore e che durante le indagini si era commesso un grave errore. La Cassazione, tuttavia, ha troncato ogni speranza di riesame, stabilendo che la ricognizione dei reperti dovrà avvenire in un apposito ufficio dopo che la Corte d'Assise di Bergamo avrà fissato luogo e data. Questo rappresenta un ulteriore colpo per la difesa, forse il più significativo nella sua ricerca di revisionare il processo. Salvagni, da anni, cerca di smontare la prova chiave per convincere i giudici a riaprire il caso. La saga dei reperti potrebbe avvicinarsi alla conclusione. Dopo una decina di sentenze, un lungo dibattito e una serie di competenze in continuo rimpallo, sembra che la difesa sia in una posizione difficile. Sarà costretta a gettare la spugna? Facciamo un passo indietro e analizziamo gli avvenimenti. Yara Gambirasio scomparve da Brembate di Sopra alle 18.35 del 26 novembre 2010. Dopo aver lasciato la palestra, dove praticava ginnastica ritmica, fu adescata e portata via. 3 mesi dopo, il suo corpo torturato fu rinvenuto in un campo incolto di Chignolo d'Isola, a meno di 10 km dal luogo del rapimento. La bambina era stata vittima di atroci violenze. Sui suoi slip e leggings fu isolata una traccia biologica maschile, presumibilmente di sangue. Gli investigatori attribuirono questa traccia all'assassino, considerandola la sua firma. Questa traccia, nota come 31G20, fu inizialmente attribuita a Ignoto 1 e successivamente sottoposta a un'ampia serie di analisi e confronti. Intervennero gli esperti del RIS, la polizia e i carabinieri, insieme ai migliori istituti universitari italiani. Dopo anni di esami e ricerche, la traccia fu attribuita a Massimo Bossetti, un muratore di Mapello, che fu arrestato il 16 giugno 2014. Pur professandosi sempre innocente, è stato condannato all'ergastolo nel 2018, dopo 3 gradi di giudizio. Contro di lui ci sono la prova regina del DNA e altri indizi gravi e concordanti. Bossetti è detenuto da quasi 10 anni, inizialmente a Bergamo e successivamente trasferito a Bollate, nel Milanese. Nonostante ciò, non ha mai perso la speranza di dimostrare la propria innocenza. Assistito dagli avvocati Salvagni e Paolo Camporini, con il supporto di un ampio team di collaboratori, ha lavorato su vari ricorsi. L'obiettivo principale era ottenere un nuovo esame della traccia biologica che lo ha incriminato. L'iter sembrava iniziare positivamente il 27 novembre 2019, quando il presidente della prima sezione del Tribunale di Bergamo accettò il ricorso della difesa, autorizzando il riesame dei reperti. Tuttavia, in seguito, si chiarì che si era trattato di un malinteso,
Pochi giorni dopo il giudice fece chiarezza sulla situazione. L'autorizzazione concerne la mera ricognizione dei corpi di reato. Rimane esclusa qualsiasi operazione di prelievo o analisi degli stessi. In pratica, già 4 anni e mezzo fa, i magistrati autorizzarono Bossetti a visionare il materiale, senza però consentirgli manipolazioni, una situazione che si ripete oggi. Nonostante questa deludente realtà, la difesa non si è scoraggiata e da quel momento ha presentato diversi ricorsi con l'obiettivo comune di ottenere nuove analisi. I risultati ottenuti però non sono stati quelli sperati. Ogni corte cui la difesa si è rivolta ha respinto le istanze, addirittura facendo marcia indietro sulla possibilità di una ricognizione. Ma è davvero tutto concluso? No, poiché l'estate scorsa la Corte di Cassazione ha sorprendentemente acconsentito alla visione dei reperti. La Suprema Corte ha così stabilito. È consentito il solo accesso e la sola osservazione dei reperti, previa adozione di ogni cautela atta a garantire l'integrità dei medesimi e con esclusione di ogni attività implicante interventi di altra natura, come anche di ogni attività, non importa se ripetibile o meno, che comporti il contatto fisico con gli oggetti. Eventuali attività ulteriori potranno essere, nel caso, autorizzate all'esito della ricognizione e sulla base del verbale che la documenterà, ove la difesa, dando impulso ad un procedimento esecutivo distinto da quello odierno, faccia specifica e corrispondente richiesta. Una vittoria iniziale parziale per Bossetti. Tuttavia, insoddisfatto, ha presentato un ulteriore ricorso tramite i suoi avvocati, chiedendo che i loro consulenti avessero l'autorizzazione di esaminare il materiale. La Corte d'Assise di Bergamo avrebbe dovuto consentire l'accesso dell'equipe difensiva dell'imputato all'ufficio dei reperti il 20 novembre 2023, ma il nuovo ricorso ha causato un rinvio. Ora ci troviamo con l'ultimo, forse decisivo, pronunciamento. La Corte di Cassazione ha confermato soltanto la visione dei reperti e ha ribadito che sarà la Corte d'Assise di Bergamo a stabilire modalità, tempi e luoghi, continuando così un braccio di ferro infinito. Negli anni la difesa ha anche sollevato la questione della presunta cattiva conservazione dei reperti. Secondo Salvagni e i suoi collaboratori, ci sarebbe stata una negligente gestione dei materiali. Bossetti ha persino denunciato la PM Letizia Ruggeri, ancora oggetto di indagine per frode processuale. Adesso siamo in attesa della prossima mossa della difesa. Gli avvocati si muoveranno solo dopo aver letto le motivazioni dell'ultima sentenza. L'obiettivo rimane la revisione del processo, ma per raggiungerlo è necessario presentare almeno una nuova prova che possa scagionare l'imputato. Allo stato attuale tale prova non esiste e forse non emergerà mai.